sì, io sono un'imprenditrice e sono un'appassionata di tecnologia e lo sono sempre stata, nel senso che ho sempre visto nella tecnologia un potente mezzo creativo, che un po' bisogna essere anche visionari, perché di fatto la tecnologia è una serie di numeri messi in fila, è un po' un lavoro da nerd, e quindi vederci la forza della creatività è una peculiarità un po' personale. Però c'è, la tecnologia può regalare momenti straordinari, momenti di, può portare le persone lontano a vivere esperienze che non vivrebbero mai, può far provare esperienze multisensoriali. Per fare questo però bisogna fare un grande esercizio, cioè trascinarla all'interno di una bella storia. Ed è lì che nasce il connubio tra audiovisivo e innovazione. La sfida nei contenuti è quella di riuscire a sfruttare le varie forme di tecnologia all'interno di contenuti di storytelling che possano essere comunque affascinanti. Io in questi anni, confrontandomi con colleghi anche internazionali che si occupano di tecnologia nel mondo dell'audiovisivo, devo dire che in realtà pochissime volte mi trovo a parlare con una collega. Quando mi capita, però, quello che ho notato è che la particolarità in questo caso è che una sensibilità femminile regala un'esperienza tecnologica, una magia in più. Cioè a volte c'è una sorta di soft power nel voler mettere all'interno della tecnologia contenuti che possano avere dei valori etici, del sociale, che possano comunque andare ad affrontare argomenti ostili, magari appunto fastidiosi, legati anche al mondo degli adolescenti, sfruttando quello che oggi l'innovazione ci offre. Questo lo dico. Non per questo dico che ho incontrato più figure femminili o maschili favorevoli nel mondo del lavoro, anzi io devo dire che penso di essere stata una persona molto fortunata perché ho incontrato sempre persone collaborative e accoglienti. Nel pubblico qua ce ne sono diverse, di professioniste che stimo e professionisti che stimo, che hanno comunque, come dire, si sono messi in gioco anche per cercare di capire un settore che è in continua evoluzione, che l'unico modo per stargli dietro è accettare il fatto che cambia tutti i giorni. Cioè non si potrebbe fare innovazione se fossimo in grado di spiegarla. Per cui la battuta, ma tu che lavoro fai, penso che sia possibile da evitare anche per i prossimi 20 anni. Quello che invece mi sento di suggerire rispetto al futuro è il tema dell'incoraggiare l'ambizione. Io ero una bambina molto ambiziosa, vivace, curiosa, eccetera, eccetera. La mia fortuna è anche che la mia famiglia questo non l'ha mai interrotto, nonostante le origini fossero molto lontane da quello che sto facendo oggi. Quello che a volte mi capita, soprattutto quando parlo con gli adolescenti, è la sensazione che le famiglie tendano invece a suggerire, specialmente alle bambine, di sognare qualcosa che sia un po' più stabile e sicuro piuttosto che straordinario. Questo crea dei preconcetti nelle nostre teste che non hanno molto a che vedere con l'altro sesso, mi sento di dire, che io invece ho trovato sempre molto collaborativo nella mia crescita professionale. Però sono dei limiti che ci creiamo da sole, che spesso tendiamo a mettere nella testa dei nostri figli. Sono mamma e mai vorrei che mio figlio mettesse la sveglia tutte le mattine per fare un lavoro che non gli piace, perché è più sicuro piuttosto che straordinario. Quindi quello che io suggerisco è che questo cambiamento che le colleghe hanno brillantemente raccontato e che sono sicura che è in atto, io mi sento di dire che non vedo grandissime disparità nel mondo del lavoro, può ridursi ulteriormente partendo dall'educazione in famiglia. E questo penso che è qualcosa che si può fare e che la nostra generazione può fare, proprio perché sta qui oggi in questa giornata a raccontare quanto poi siamo tutti straordinari indipendentemente dal sesso.